La nostra storia inizia nel lontano 1932, quando il nonno Sperindio prese la gestione di una locanda affacciata sul lago di Como, di cui si fa menzione come esercizio pubblico fin dal 1730. Qualche anno dopo riesce ad acquistare la proprietà immobiliare. Gli anni della Seconda Guerra Mondiale sono aspri e difficili, ma con la moglie Armanda porta avanti l'attività con tenacia e impegno. Agli inizi degli anni 50, forte anche dell'appoggio della figlia Marisa, in procinto di sposarsi con Italo Taroni, deciso anche lui a dedicare tutta la sua vita all'albergo, Sperindio imprime una svolta alle attività con rinnovato vigore. Negli anni 60 l'albergo Posta subisce diversi interventi di ammodernamento e nel frattempo vengono alla luce i figli di Marisa e Italo, Laura, Emilia ed Armando, che oggi continuano a lavorare qui con amore e dedizione. Fiore e l'occhiello del Posta, come viene chiamato dagli amici più cari, è il ristorante La Veranda, che ogni giorno offre ai propri clienti piatti che rispettano la semplicità dei sapori italiani e l'antico spirito dell'azienda di famiglia, legata al territorio e alle sue tradizioni, uniti ad una rivisitazione moderna della cucina.